Videran.it, studio Equilibrium qui con noi a Saviano, nel centro di Saviano, e con il dottor Felice Strocchia, posturologo, il nostro specialista di riferimento. E oggi entriamo in un argomento abbastanza ostico perché se ne parla, e però sicuramente andiamo incontro a quella che è la curiosità di chi ci guarda e di chi ci ascolta, perché ahimè se ne parla veramente tanto, sì. Ed è la curiosità di chi ci ascolta. Delle volte anche impropriamente. Sì, i plantari. Allora, entriamo in questo mondo, questa panacea, e veramente spesso e volentieri vengono viste come il vaso di Pandora, sì, della situazione, però cerchiamo di capire, ne abbiamo parlato anche con altri specialisti, non sempre... Sì, ho visto con l'osteopata Luigi che, esatto, ha fatto una disamina eccezionale sui plantari. Non sempre è, diciamo, la soluzione migliore, a volte servono, a volte no, quindi cerchiamo di capire quando bisogna intervenire con un'ortesi plantare. Allora, i plantari innanzitutto per... Bisogna fare una distinzione: il plantare correttivo, certo, è che lo si utilizza nei bambini, per esempio negli atleti che sono in età puberale, che stanno crescendo, lì, anche un senso, esatto, lì ci vuole un plantare, eventualmente dove necessita un plantare correttivo, da un plantare passivo come può essere il nostro di sostegno, certo, come può essere il nostro che siamo ormai già adulti. Certo. Allora, l'utilizzo del plantare è molto dibattuto, effettivamente, uno anche per meri scopi commerciali, perché purtroppo ormai ci sono di tutto, di più. Il plantare nello sportivo, noi ci soffermiamo oggi a plantare nello sportivo, nel podista in particolare, deve essere fatto innanzitutto con una metodologia CAD-CAM e il materiale in EUA. Metodologia CAD-CAM che significa? Significa deve essere fatto, strutturato bene, con un esame podobarometrico computerizzato fatto bene, meglio ancora con un apparecchio che si chiama Parotec. Il Parotec cos'è? È una soletta che si mette nella scarpa con dei sensori e con una scatoletta che si mette alla caviglia, al bacino, alla vita, e si corre con questo apparecchio, in modo tale che il computer acquisisce tutti i dati possibili e immaginari, perché camminare su una semplice pedana è molto riduttivo. Beh, certo, nella corsa, perché non ho, esatto, sono molto perfetto, anche le oscillazioni, certo, e tutto. Secondo, l'EUA. Noi dobbiamo avere un materiale che sia morbido e che non vada ad insultare ulteriormente i tessuti molli del nostro piede. Quindi deve essere parzialmente deformabile, perché noi quando corriamo non dobbiamo trovare delle cose dure sotto al piede, okay, per un motivo molto semplice, perché purtroppo fortunatamente noi stiamo con i piedi per terra, noi sotto al piede sembra una cosa banale dire stiamo con i piedi per terra, ma stiamo con i piedi per terra, e quindi sotto la nostra fascia plantare c'è tutto un sistema di recettori sensoriali propriocettivi ed esterorecettivi, e quindi prendono le informazioni. Se gli diamo troppi impulsi con materiale rigido, purtroppo potremo avere dei problemi a livello posturale, muscolari, abbastanza importanti. Chi è che ha bisogno del plantare? Domanda del secolo. Ci sono, per esempio, dei piedi piatti asintomatici. Io vedo delle persone, quando faccio le gare, sono delle persone che corrono con un piede piatto, buttando, vanno in completa pronazione, senza plantare, con una scarpa neutra, e non hanno problemi. E mi chiedo, perché poi me le faccio queste domande andando a correre. Ce le facciamo un po'. Ce le facciamo a volte vedi veramente certi modisti davanti a te che corrono tutti storti, ma stanno benissimo, poi puntualmente... E no, come devo dire, stanno benissimo? Ecco, okay. punto di domanda, stanno benissimo. Però io li vedo correre in questa maniera. Allora, sicuramente, e ci sono questi piedi piatti asintomatici, però chi ha un piede piatto, piuttosto che utilizzare, avete fatto anche negli altri servizi con Massimo per quanto riguarda la scarpetta antipronazione, sì, via dicendo, tutto il discorso, può essere utile, ecco, una scarpetta antipronazione, però la scarpetta, come diciamo con il dottor Google, Mr. X che fa la scarpetta per il podista, non conosce il piede di Martina, certo, non lo conosce. Quindi il plantare deve essere assolutamente personalizzato e deve essere messo su una scarpa neutra, da running neutra. Un podista che ha il piede piatto con un retropiede valgo, quindi un piede valgo pronato, piatto valgo pronato, ha bisogno assolutamente di un plantare per un motivo molto semplice. Uno, per non sollecitare
tutta la fascia plantare, quindi con tutte le patologie, fascite plantare, metatassagie, talloniti. Secondo, problemi di schiena, perché chiaramente cambia la sua postura, quindi va in valgismo anche con le ginocchia e quindi anche il bacino ne risente e quindi ha bisogno di un plantare. Chi ha bisogno anche di un plantare? Chi soffre di metatarsalgia in un piede cavo soprattutto, o di neuroma di Morton, che soffre di metatarsalgia, purtroppo spesso ha bisogno di un plantare, perché ha bisogno, perché avendo l'arco plantare molto alto, quindi plantare va a scaricare, poi deve essere scaricato con una barra retrocapitata metatarsale. Chi ne soffre? Chi ha le spine calcaneari? Ci sono però delle spine calcaneari che sono asintomatiche. Io vedo degli atleti che hanno delle spine calcaneari lunghe 2 cm che non hanno dolore sotto al tallone. Io personalmente ho una spina, un accenno di spina calcaneare, e io personalmente sono costretto a correre con i plantari, perché in più ho anche il piede piatto, valgo, e quindi io non potrei proprio farne a meno. Sono 2 anni che corro con i plantari, sono anni che ormai corro con i plantari. Quindi questi sono i soggetti che soprattutto hanno bisogno. Nelle tendiniti di tendiniti che soffre in una tendinite achillea, nella tendinosi dell'achilleo. Per scaricare un pochettino quella zona, perché tu devi scaricare tutta la muscolatura posteriore, i surali, i flessori. In questo caso sono temporanei o patologie che servono solo in quello di plantare quando interviene sulla patologia, solo per far passare, ecco, quella patologia? Ci sono alcune patologie che servono, per esempio nelle tendinite achillee, se il soggetto, se l'atleta si mette di buzzo buono a fare, magari c'è un accorciamento della catena muscolare posteriore, e quella patologia è causata da quella situazione, allora in un primo momento tu gli dai anche un supporto per poter scaricare quella cosa. Però gli dai un programma, un programma di allenamento, di posture da allungare la catena cinese muscolare posteriore, e quindi poi dopo un po' di tempo il plantare può essere anche tolto. E poi ci sono i plantari propriocettivi, i plantari stimolatori, che però per il podista non vanno assolutamente bene, perché non ci potresti correre, quella ci puoi solamente camminare, perché sono dei plantari particolari che vanno a stimolare i recettori sensoriali. Potrebbe dare fastidio, diciamo. Sì, assolutamente, quella solo per camminare, quelli servono solo per camminare ma non per correrci. Quindi ovviamente non è che siamo qui a mettere un punto esclamativo su una questione, perché ovviamente è un mondo veramente ampissimo quello dei plantari, però come giustamente diceva il dottore è comunque molto soggettivo il discorso, quindi la prima cosa da fare è andare a fare un'analisi biomeccanica, capire quelli che sono i problemi posturali. Un esame fotobarometrico, un esame biomeccanica, vedere dove ci stanno, se il piede, perché purtroppo anche nel podismo, noi dobbiamo tenere presente anche questa cosa, che chi corre da molti anni, purtroppo strutturalmente l'arco plantare, la volta longitudinale mediale va ad appiattirsi. Okay. E quindi che cosa succede? Poi i traumi continui che noi diamo, abbiamo un problema muscolare importante sotto, cioè si riduce il tessuto calcaneare, che praticamente è un batuffolo, che ci protegge dai traumi, fa da cuscinetto. Col passare del tempo diventa fibrotico, si riduce, e quindi quando noi corriamo abbiamo sempre la sensazione come se toccassimo con le ossa per terra. E allora noi quindi in quel caso abbiamo bisogno, se vogliamo continuare a praticare attività sportiva di corsa, di un sostegno morbido che ci permette di riappropriarci della mobilità articolare e soprattutto del sostegno per evitare i traumi. Poi non ci dimentichiamo, come dicevamo prima, che noi stiamo con i piedi per terra, e noi, come abbiamo detto, con l'acqua nelle precedenti puntate, con la respirazione che ce la dimentichiamo, l'acqua ce la dimentichiamo, ci dimentichiamo di prenderci un po' di cura dei nostri piedi. Quindi ogni sera il podista, quando è a casa, si deve dedicare un po' di tempo ad elasticizzare questa benedetta fascia plantare. Come? Tanti esercizietti. Esatto, l'asciugamani, prendere come se fosse un asciugamani, farti un massaggio, fare dei pedilui, acqua calda, acqua fredda. Abbiamo risolto, cioè, o comunque abbiamo tamponato, quindi mi raccomando, seguite i nostri consigli, perché davvero può quantomeno essere preventivo la cosa. Esatto. Quindi voglio dire, videoran.it al vostro fianco, salutiamo anche Massimo, il Cabiano Showroom, che è stato citato dal dottore, e vi rimandiamo a qualche altra puntata con il dottor Felice Strocchia. Grazie.